Senti, senti. Cos'è? Ancora continua. Buonasera di Luca. Che emozione, sì. Che si sente, sì, sì. Caputo! Sì. Chiudi la finestra! Ah, sono le finestre aperte. Ah, non è la finestra, siete tu Esposito da soli! Oh là là. Vabbè, capisco, però anche me. Buonasera, Presidente De Luca. Allora, quella di ieri è stata una grande soddisfazione, possiamo dirlo. Merito della squadra. Certo, certo. Abbiamo certo. vinto insieme, è stata un'impresa corale, collettiva. Certo, certo. Abbiamo vinto grazie alla squadra. Sì, non mi fa. Certo, però sentire tutte quelle migliaia, addirittura milioni di persone, gridare tutte insieme. Per le strade, governatore, no, governatore. No, no, no. Ma quando, ma dove è stata una vittoria della squadra. No, 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 devo no, ammettere no, che mi sono commosso. Non si è sentito di ma non è solo merito mio, ma naturalmente, è tutta la squadra. Sì, sì, però non gridavano. Certo, però che emozione vedere la folla tutti con le tre dita alzate. Ecco, tre. Certo. Terzo mandato, no, di De Luca. No, no, terzo mandato. No. Grazie davvero. Ma io qui si beve. Beva, però non era quello, Non era quello, no. Era. Grazie, davvero, ma veramente. Sì, ma... Lo ripeto, ci tengo naturalmente. Sì. È stato un lavoro di squadra. Sì, però tre era per il terzo scudetto e la festa era per il Napoli, quindi. Sì. Ma chi gliel'ha fatto vincere lo scudetto al Napoli? La squadra. No. Come no? Se il Napoli vince, se ha potuto vincere, è perché la radice di vincere. E Vincenzo. No, vince. Adesso io capisco che naturalmente questo non è un caso sottoscritto, sì. Ha creato sì. Una regione, diciamo, per cui i calciatori o in macchina o a piedi o in monociclo facevano casa stadio in 20 secondi netti. Io dubito. Il traffico in campagna è inesistente. Ma no, non è vero, guarda. Per creare un minimo ingorgo dobbiamo pagare delle comparse. Ma quando mai, guardi che con tutto la... Io capisco. Grazie. No, ma lei ha sempre voglia di esaltare. Io ribevo. Per carità, ne ha facoltà, però mi sembra che come al solito lei tenda ad andare un po' fuori tema. Grazie però. Alla mia sanità. Non ci interessa. La rottura del menisco la preveniamo anche al punto che i nostri campioni li operiamo direttamente al momento della nascita. Poverini. Va bene, però adesso il... La campagna è il regno dell'efficienza. Speriamo. Tant'è vero che il Napoli ha vinto lo scudetto 5 settimane prima della fine del campionato. No, questo non c'entra niente. No, con tutto l'amore, ma non c'entra niente. Perché no. Qui in campagna facciamo tutto in anticipo. Mamma mia. Noi siamo la regione d'Italia che paga i fornitori su un conto che ancora non hanno aperto. Vabbè, e ne dica un'altra. Vabbè. Meglio quando beve, guardi. Io non capisco. Allora. Ma questo non sarebbe bastato ancora. Perché se il Napoli ha vinto, perché il presidente della regione, modestamente. Sì, lei. Perché di me tutto si può dire, eterno, che sono modesto. Sì, no, ha un carisma tale. Che i calciatori a inizio stagione si sono presentati nel mio ufficio. Addirittura, Preside, siamo pronti a morire per lei. Ma non credo. Ci conduca alle Termopili. Boom. No, grazie. Sì. Basta che vinciate lo scudetto. Certo, è andata così, immagino. È cronaca. Ma questo voglio dire è inutile ripeterlo perché tutta la campagna lo sa. Cioè... Osimhen, quando è arrivato in campagna ha detto: "Oe". Lui è nigeriano, quindi però tradotto "Oe". Ma perché? Dice ma parlare in nigeriano. Ma questi sono primi in tutto. Sì. Ha detto Osimhen, certo, qualcuno l'ha detto. Qui non posso sbagliare, io provo a segnare pure di chiappa. Certo. Vado pure in gol mentre sto al bar. Perdi, addirittura. Sì. Però possiamo evitare. Quarasteria, all'inizio, appena ingaggiato, non aveva voglia di giocare. Ma chi l'ha detto? Poi ha visto come ha organizzato la regione. Certo, è stato preso da una foga irrefrenabile. Sì. Si allenava, rasava il campo, gonfiava i palloni a fiato. Mamma mia, fermarlo abbiamo dovuto sparare un sedativo per rinoceronti. Ma immagino, certo. E grazie a tutto ciò il Sud ha avuto il suo riscatto. Sì, ecco, però un sud che ha riscattato tutto quello che gli hanno rubato Milano e il nord. Vabbè, io le ricordo. Ma è la squadra che ha vinto, non è la squadra. Ricordiamo che la squadra stasera lo finisce, io glielo dico. Però posso ricordarle che comunque è vero, insomma, però avete poi vinto uno scudetto, ecco, tutto questo, no?
Non mi guardi, pare poco vincere uno scudetto. No, 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 per carità, però... Ma non hai visto quante manifestazioni di orgoglio, di felicità, di amore nei confronti del Napoli? Sì, Napoli in tutto il mondo. È vero. Gioie e tripudio. Questo è vero. Da Paolo Sorrentino a Gigi D'Alessio a Nino D'Angelo. Sì, poi c'è questa cosa anche Marisa Laurito, no? Aveva detto che sarebbe andata in giro nuda coperta solo dalla bandiera... Ecco, no, guardi. Ecco lì Marisa Laurito che si spoglia. Così per festeggiare. Viene da pensare che magari a vincere lo scudetto potevamo aspettare un'altra trentina d'anni. No, ingeneroso. È un modo per festeggiare. Ma no, per l'amor di Dio, se vuole farlo. Guardi che è quasi finito. Ho finito. Stasera. 5 applausi. Vede la grandezza di Napoli. Sì. E basta ridere. Basta. No, ma guai. Ma qui non si. Cosa sta facendo? Io li faccio ridere, ma poi li faccio pure piangere. Monologhi. Sì, lei è un grande. Beh, il teatro mi appartiene. Lo no? Sappiamo differenza bene. Di Rick e Gian del Nord, il teatro mi appartiene. Sì, va bene. Vede, la grandezza di Napoli non è solo nella vittoria, ecco, parliamo d'altro, ma anche nel modo di festeggiarla. Ieri il popolo partenopeo si è dimostrato grande. Sì. Smantellando tutte le tonnellate di munizioni dell'arsenale infatti accuratamente stivate all'interno del Vesuvio. Ma non credo, però erano tanti i botti, devo perché dire. Perché altrimenti dove Maronna li teniamo tutti quei botti? Ma infatti, se non inzeppati sotto il Vesuvio. Ah, li tenete sotto il Vesuvio, va bene. Per voi il Vesuvio è un vulcano, sì. Per noi un magazzino, certo, così da secoli e secoli. Da secoli? Pensi che la distruzione di Pompei nel 79 dopo Cristo non fu causata dal Vesuvio? Come no? Bensì accadde che il Pompei Calcio vinse il campionato... Vinse il campionato. Oh, mamma mia. Vinse il campionato alla prima e unica giornata contro l'Atletico Etruria. Esisteva l'Atletico Etruria. Si esagerò nei festeggiamenti. E l'arsenale accidentalmente esplose. Ho capito. Poi lei sa che a Pompei hanno ritrovato diverse persone immobilizzate. Sì, le famose, certo. Chi era così perché aveva paura, certo, chi certo, magari certo. Stava cucinando, chi certo. Era e guardava, o chi pure stava correndo, camminando bene. Una di queste aveva il braccio teso che mostra tre dita, perché già allora diceva terzo mandato a De Luca.